Campo pesante e primavera giornata autunnale fanno da cornice allo 0-0 tra PSG e Gussola. Un pari che certifica da un lato le difficoltà in zona gol del gruppo di Bozzetti, pur sempre puntuale nel creare occasione e tenere il pallino del gioco, e dall'altro lato premia quello di Anselmi per il carattere e la tenacia dimostrati. La prima palla gol del pomeriggio proprio per i ragazzi di San Giovanni in Croce, al 20° Bozzetti scambia con Solvi ed entra in area, dove carica il sinistro in diagonale che Rastelli è bravo a deviare sul fondo. Il Gussola risponde subito su corner con Conti, ma il suo colpo di testa è alto. Il PSG continua ad attaccare senza però rendersi realmente pericoloso, salvo dopo la mezz'ora, quando sulla conclusione dalla distanza di Filippini Rastelli respinge, Cristian Soldi si fionda sulla ribattuta in sacca, ma l'arbitro ungherese di Cremona annulla per fuorigioco. La risposta del Gussola anche in questo caso non si fa attendere, calcio piazzato dall'auto di sinistra di Busi, in mischia Conti riesce a schiacciare di testa, ma la difesa di casa spazza, con palla Ghizzi che spara sul fondo. Nella ripresa il PSG fa vedere la più bella azione del match al 13°, peccato che ancora una volta al momento di concludere Bozzetti sprechi malamente sparando addosso a Rastelli. Clamorosa l'occasione fallita dal Gussola poco dopo, su punizione di Ghizzi e batti e ribatti in area. Il pallone finisce sui piedi di Pedrazzini che, complice una deviazione, calcia sul fondo. Il PSG replica con Bergadani che su cross di Mansuri prova di testa ma senza trovare la porta. Dalla mezz'ora padrone di casa in 10 con Zerbini che al secondo giallo deve prendere la via degli spogliatori. Anche con l'uomo in meno però il PSG non rinuncia ad affondare, il problema però è sempre quello di superare Rastelli. Cristian Soldi fallisce così per troppa frenesia, mentre allo scadere Filippini vanifica un'ottima chance scegliendo la soluzione più difficile. Lo 0-0 finale e le vittorie di Sestese, Robecco e Sported portano a più 4 il distacco dalla vetta del PSG, mentre il Gussola, con il punto conquistato, seppur sempre ultimo, aggancia alla Martelli.